Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua dal vostro M89 Gamer. Oggi torniamo a parlare di grafiche. Di grafiche per il nostro canale Twitch, quindi il logo, la webcam overlay, i pannelli, insomma, tutto quello che riguarda il nostro canale. Ma il punto e la chiave di questo video è che non utilizzeremo Photoshop, quindi non ci servirà nessuna competenza grafica per realizzarle. Ho trovato questo sito, ragazzi, che si chiama playseat.net. È incredibile perché al suo interno troverete tantissime grafiche da personalizzare al 100%, dai loghi, Twitch banner, i panel, di tutto, ragazzi. Con $14,95 al mese voi potete tranquillamente rifarvi tutto il canale e poi ovviamente estinguere l'abbonamento. Perciò potete pagare semplicemente un mese e fare tutto il vostro canale. Io l'ho fatto per il mio, per fare ovviamente questo video tutorial. Vi faccio vedere tutto quello che ho fatto e vi spiego nel dettaglio come funziona questo sito. Mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere un pollice in su al video, un commento qua sotto e ci vediamo tutti i giorni in live su Twitch. Vi lascio il video. Allora, come prima cosa clicchiamo qua su in alto in Logos ed entriamo nel pannello. Allora, qui possiamo scrivere il nostro nome, nel mio caso M89-Gamer. Nella pagina successiva possiamo andare a selezionare la categoria di interesse per i nostri loghi. Noi ovviamente sceglieremo Gaming, in questo caso vi faccio vedere che ce ne sono tantissime di categorie, ma utilizzeremo Gaming All. Ora, guardate quanti loghi ci sono, ce ne sono veramente un fiume, ragazzi, un fiume. Senza dover fare nulla, senza dover disegnare nulla, dobbiamo solo cambiare la tematica, i colori e volendo anche proprio il logo stesso. Adesso selezioniamo questo qui, vi faccio vedere. Allora, qui abbiamo un gladiatore, possiamo cambiare lo sfondo, intanto mettiamo uno sfondo più grigio, ok, un po' più scuro, ecco, così è meglio. Poi andiamo a selezionare i dettagli del nostro gladiatore, li facciamo neri, il colore qua lo mettiamo sul viola, ok, perfetto. Ora, da quest'altro lato andiamo a cambiare le scritte. Allora, io direi di togliere Gaming e lasciare solamente M89-Gamer e di lasciarlo arancione. In ogni caso possiamo cambiare volendo il colore e possiamo cambiare addirittura anche il font. Come vedete, possiamo selezionare qualunque font che vogliamo. Nel nostro caso riutilizzeremo questo qua su in alto. E possiamo, come vi dicevo, anche cambiare il logo stesso. Se non ci piace quel tipo di gladiatore, possiamo selezionare un altro gladiatore simile oppure addirittura proprio un altro logo. Come vedete, qui abbiamo questa specie di Assassin's Creed, questo ninja. Insomma, ce ne sono tantissimi, ragazzi, e basta veramente solo cliccarli, cambiare il colore e poi cliccare su Download e poi cliccare su Here to Download. Tutto qua. Come avete visto, possiamo personalizzare il logo veramente in tutti i dettagli, dai colori, ai font, all'immagine, tutto quanto. Ma adesso passiamo al Twitch banner, che è quello che sta in alto, dove metteremo il nostro nome, un logo e un bel template fatto bene con i nostri colori preferiti. Andiamo a vedere come. Ora scriviamo nella barra di ricerca Twitch banner e andiamo a cercare che cosa c'è di figo per mettere nel nostro banner Twitch. Allora, come vedete, anche qui ho una vastissima scelta di banner. Sono veramente belli, ragazzi. Scegliamo questo qua. Allora, adesso lo andiamo a personalizzare con la nostra scritta. Intanto M89-Gamer. Possiamo cambiare. Allora, io toglierei. Allora, intanto guardiamo il logo. Ok, il logo selezioniamo questo qui. Togliamo la scritta sotto. Qui nei social mettiamo il nostro tag. Sempre M89-Gamer. Lo copiamo e incolliamo in tutti quanti. E andiamo a modificare i colori. Qui scegliamo un bel viola. Allora, qui ci sono diversi viola. Facciamo un grigio. Poi main color. Questo qui del loghetto. Ok. No, vabbè, meglio questo. Poi come background. Tra l'altro, allora, qui ci sono queste righette. Le possiamo fare ovviamente del colore che più ci piace. Scegliamo sempre un viola. Più o meno la tematica è quella. Possiamo andare addirittura a cambiare il background, guardate quanti ce ne sono. Semplicemente con un click modifichiamo e selezioniamo poi quello che ovviamente ci piace di più. Direi che questo è molto figo. Cambiamo il background, mettiamolo un po' nero, eccolo qua. E poi sempre col download, ragazzi, scarichiamo il nostro banner, finito. Dopo aver finito di disegnare il banner con il nostro nome, il logo, i colori, eccetera, passiamo alle overlay, quindi quelle che utilizziamo in live, la webcam overlay, e tutto il contorno con il top donator, il latest subscriber, eccetera. Quindi andiamo
a dare praticamente un tocco di personalizzazione anche alla nostra live. Vediamo come. Bene, ora andremo a cercare Twitch OBS Live e cercheremo appunto una bella overlay da mettere intorno alla nostra webcam. È una bella struttura per i subscriber, gli ultimi top donator, eccetera. Allora, questa qui mi sembra molto carina, dobbiamo solamente personalizzarla con il nostro nome e colorarla come più ci piace. Qua mettiamo sempre M89-Gamer. Oltre a questo ovviamente possiamo scegliere anche il font, quindi veramente questo sito ci dà la possibilità di fare tutto, cioè veramente senza nessun tipo di skill, quindi non dobbiamo sapere nulla, possiamo spostare quello che ci pare, mettere il font che ci pare, colori eccetera, veramente sono personalizzabili al 100%. Andiamo anche qui a mettere i nostri social, qui io metto il mio YouTube. Ok, qua invece mettiamo il pannellino di Facebook, possiamo anche caricare delle cose personalizzate, ok, come il nostro logo eccetera. Qui ci mettiamo Instagram. Perfetto, poi cambiamo, vabbè, dimensioniamoli un attimo. Ok, ottimo. Poi mettiamo anche qua twitch.tv/m89-gamer, lo ridimensioniamo e lo centriamo nella nostra overlay. Ora, questa è la webcam overlay, la spostiamo, io di solito la utilizzo qua, ma voi potete utilizzarla anche in basso, insomma, non c'è una regola, io preferisco a metà a sinistra. E qui, guardate ragazzi che figata, possiamo uploadare il nostro logo. Cioè, quindi possiamo proprio personalizzarlo con il nostro loghetto che abbiamo creato prima. Quindi clicchiamo su crop. Ed eccolo qua, il nostro loghettino. Lo andiamo a dimensionare e mettere sulla nostra webcam overlay. Possiamo metterlo qui in basso piuttosto che in alto. Scegliamo dove vi piace di più. Ok, ora andiamo a cambiare tutti i colori della nostra live overlay. Io scelgo di solito sempre viola perché mi piace il viola, ma voi ovviamente potete scegliere il colore che vi piace. Guardate ragazzi che bello, con due click abbiamo modificato tutta la nostra overlay e personalizzata al 100%. Qui veramente potete sbizzarrirvi con i colori che veramente più vi piacciono e potete selezionare addirittura il contorno. Guardate quanti ce ne sono. Ok, personalizzabile anche questo al 100%. Poi qui sotto, vabbè, questi background io li tolgo direttamente e la nostra overlay per la live è finita. Quindi clicchiamo su download, vedete che c'è il processing e ci sarà poi ovviamente da scaricare la nostra live e metterla direttamente su OBS. Come avete visto, la personalizzazione della nostra overlay in live è veramente incredibile, quindi dai colori, font e possiamo caricare addirittura un logo. Ma ora passiamo alla creazione dei pannelli, quindi panel che troviamo nel centro delle informazioni del nostro canale Twitch. Vi farò vedere come si creano e vi lascerò qui sotto un link dove poterli scaricare tutti quanti perché ne ho creati un po' per voi. Nella nostra solita barra di ricerca stavolta andiamo a scrivere Twitch Panel. Ok, come vedete anche qui ce ne sono tantissimi, ne scegliamo uno, andiamo a prendere questo qui. Ok, allora qui ovviamente possiamo crearne quanti ne volete, di questi qui ve li lascio in descrizione perché li ho creati appunto come esempio nel video, ve li lascio così potete già scaricarli. Ne ho creati un pochino, insomma, about me, setup, donazioni eccetera. Come vedete anche qui possiamo selezionare come ci piace il panel e personalizzarlo 100%. Solito tecnica, download e se lo scarichiamo. Ve li lascio comunque in descrizione. Dopo aver finito i nostri panel andiamo a creare la nostra Twitch Offline, che è quella grafica che ci permetterà di comunicare ai nostri spettatori tutti i vari social. Quindi andiamo a vedere come si personalizza e come si colora. Infine ragazzi andiamo a ricercare Twitch Offline, che è l'ultima parte diciamo del nostro canale Twitch. Anche questa è utile per lasciare alle persone i nostri social. Andiamo a selezionare questo qui. Allora, rimuoviamo la scritta sopra, possiamo renderla non visibile. Offline, cambiamo un attimo il font, scegliamo quello che ci pare più figo, io direi che questo va benissimo. Anche qui possiamo cambiare i colori, mettiamo questo qui bianco, poi andiamo a spostare questo. Allora, sotto i nostri social ovviamente come sempre dobbiamo scrivere il nostro nome, copy and call in tutti quanti. Poi andiamo a cambiare i colori, ecco così molto bello, l'offline. Poi le icone, possiamo cambiare anche il colore delle icone. Il colore di background, questa main grafica che teniamola sempre sul viola. Ok,
Così è bello, ci sta, ci sta. Allora, uploadiamo ovviamente il nostro logo. Così le persone quando vedono che siamo offline vedono anche il nostro simbolo. Perfetto, lo mettiamo qua su in alto, lo ridimensioniamo, lo centriamo. Vedete com'è semplice, ci sono tutte le guide, quindi non dovete veramente neanche aver l'occhio di inserirla al centro. Come su Photoshop ci sono le linee guida. Ok. E poi possiamo cambiare ovviamente anche il background. Vedete che ce ne sono un tot. Vedete che come cambia l'immagine di sfondo. Direi che... Ok, selezioniamo questa qui. Molto bella. E facciamo download. Bene, ora avete tutti gli strumenti per riuscire a creare le vostre overlay personalizzate senza nessuna skill e senza Photoshop. Quindi mi raccomando ragazzi, correte su playsy.net e andate a creare le vostre overlay. Io vi lascio tutti i link qua sotto per scaricare quelle che ho fatto io, compresi appunto i Twitch Panel, e vi lascio tutte le informazioni per il nostro playsy.net. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, venitemi a trovare su Twitch. Bella bella. Prima di andare, non ti sei ancora iscritto?